Abbiamo visto un quarto di finale allucinante, ma siamo ai rigori. Se Rudiger segna, il Real passa. Ederson deve parare questo rigore per tenere in vita il City. E mi sembrava il modo giusto per iniziare questo video. Vediamo cosa succede. Tony Rudiger, dagli 11 metri, per la storia. Rigore storico. E fa gol Rudiger e passa il Real Madrid. Passa il Real Madrid. Ragazzi, follia. Follia. Io non ci posso credere. E allora, è semplicissimo. La Champions League è quella competizione in cui le altre giocano, le altre attaccano, le altre fanno vedere di tutto e di più, e poi alla fine vince sempre il Real Madrid. Come la spieghi questa partita? Come fai? È impossibile spiegarla. È una lotteria, i calci di rigore, certo, sono una lotteria. Ma il Real va sotto nei calci di rigore addirittura. E il City è bravissimo poi a recuperarla. Ragazzi, è una partita che non... Che, devo dire la verità, mi ha emozionato. È una partita che mi ha emozionato tantissimo. Ma veramente tantissimo. Una partita che mi ha rubato proprio dei bellissimi momenti. C'è un giocatore su tutti che mi ha emozionato più di tutti. Ed è il capitano del City, Kyle Walker. Kyle Walker ha fatto qualcosa di clamoroso. Veramente qualcosa di clamoroso. È stato meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro Rudiger che bacia anche il palo. È la palla che entra, è proprio questo rigore, è la definizione di Real Madrid in Champions. Questa partita forse è la definizione di Real Madrid in Champions. Perché il City ha fatto una gara storica. Cioè, veramente ha fatto una gara storica. Ha fatto una gara, un ritmo, al di là di come è finita la partita, al di là del passaggio del Real, io mi sento veramente di fare tanti, tanti complimenti al City. Perché un ritmo del genere e una voglia di vincere del genere, ma anche una mentalità che mi ha dimostrato del genere, è qualcosa che mi ha emozionato veramente tantissimo. E poi c'è il Real. Il Real è una squadra troppo strana, troppo particolare. Per tutta la gara ha giocato un po' anche al gatto col topo, se vogliamo, perché aveva un solo gol di vantaggio e ha difeso per tutta la gara un gol di vantaggio. Io credo che il dato più incredibile di questa partita sia i 18 corner battuti dal City contro l'uno solo battuto dal Real Madrid, e tra l'altro all'interno di un supplementare. Ma a questo punto, giunti a questo punto, per la storia del Madrid, viene logico, naturale, ipotizzare che oggi siano estremamente, esattamente loro i candidati numero uno alla vittoria finale, anche perché questa, ragazzi, per me era la partita, la finale. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere questa finale di Champions, sarebbe stato davvero meraviglioso. Ci sono tante cose da dire, ci sono tanti singoli da analizzare. Io voglio partire da quello che ha fatto il gol dell'1-0 stasera, che è Rodrigo. Rodrigo è un giocatore che troppe poche volte sentiamo nominare. Eppure è un giocatore sempre, sempre, sempre decisivo, sempre, sempre impattante all'interno di queste gare. È incredibile, perché si parla di Bellingham, si parla di Vinicius, si parla di tanti giocatori del Madrid, e poi invece c'è quel giocatore lì. C'è quel giocatore lì che fa dei gol che sono troppo pesanti, anche in Champions. Veramente un giocatore con un peso specifico incredibile. Poi c'è quello stop di Bellingham in occasione del gol che vale veramente solo il prezzo del biglietto, solo quello come gesto tecnico, al di là di tutto invece l'organizzazione meravigliosa che c'è stata nel Manchester City. Però una piccola critica al City la voglio fare. Perché il City è una squadra che veramente ti ha dimostrato di volerla giocare per vincere per 120 minuti secchi. 120.
Però tutte le volte che anche quel passaggio meraviglioso che taglia fuori la difesa avversaria o che riesce a rubare quel tempo di gioco anche agli avversari, poi devono tornare indietro, vanno a perdere anche quell'inerzia lì. Cioè è incredibile questa cosa, perché secondo me tante volte il City si trova in delle condizioni meravigliose e non approfitta al 100% di quel vantaggio che ha creato con il giro palla, possesso palla infinito, perché stasera abbiamo sfiorato i 900 passaggi, qualcosa veramente di clamoroso. La partita è molto bloccata, c'è Haaland che prende una traversa, ma non è la partita di Haaland, l'abbiamo visto, perché è stata una partita secondo me insufficiente, con pochi palloni toccati, pochi palloni che gli sono arrivati. Ma è una partita in cui non lascia il segno, in cui non ci si ricorda di Haaland, appunto, se non quella traversa, ci si ricorda di... Cioè, Doku, ragazzi, è stato un giocatore che ha veramente cambiato il volto del Manchester City e ha permesso a Kevin De Bruyne di sbloccare questa partita. De Bruyne è un altro giocatore molto, molto importante, molto impattante, ma quel gol che ha sbagliato poi dopo che aveva già segnato l'1-1 è troppo pesante. Cioè, è pesantissimo. Quel gol lì è veramente un rigore in movimento. Poi siamo d'accordo che togliere De Bruyne in occasione dei calci di rigore non è una grande idea? Secondo me sì, lo avevamo già detto in diretta, forse era stanco, non ne aveva più, boh, non lo so. Mettere Kovacic al suo posto a quanto pare non è stata una grande, grandissima idea. E quindi adesso rimangano dentro, ragazzi, Real Madrid, PSG e le tedesche. Questa è la Champions che andiamo a gustarci adesso. È una Champions senza inglesi. In questo momento una Champions senza inglesi. Quindi tosta, dato che la Premier League poi è il campionato di riferimento. È la volta buona che la vince Mbappé? È la volta buona che la vince Mbappé? E allora io vi dico, io all'interno di questa Champions adesso il mio supporto lo vado a dare al Borussia Dortmund. Lo vado a dare al Borussia, voglio vivere il sogno del Borussia Dortmund, sarebbe simpaticissimo, stranissimo, meraviglioso. Però queste partite, queste settimane ti riconciliano veramente con il gioco del calcio. Chi non ha gradito questa partita, l'attacco contro la difesa, cioè la storia contro i soldi, cioè ci sono mille sfumature diverse, dei motivi per amare una, dei motivi per amare l'altra, per immedesimarsi in una delle due formazioni. Chi non ha amato questa serata qui e quella dell'andata e questa serata qui non ha assolutamente veramente a cuore questo sport, perché da una parte c'è l'organizzazione e il lavoro di Guardiola, dall'altra c'è la ripartenza, il voler difendere a tutti i costi, cioè è stato sono stati 90 più 30 più i rigori, sono state tre ore bellissime, ragazzi, sono state tre ore bellissime, con il Real che quando ripartiva faceva male, era davvero che avevi il fiato sul collo, il fiato sospeso, perché dicevi adesso, e poi arrivava Kai Walker che apriva gli alettoni veramente su Vinicius. Dal punto di vista tecnico è stato una meraviglia, veramente una meraviglia, e sono gasatissimo. Domani sera si continua perché c'è l'Europa League, c'è un'Europa League in cui sono interessate anche le squadre italiane, almeno una arriverà in semifinale, e attenzione, perché magari domani sera potremmo avere anche un'ufficialità della quinta squadra in Champions, e chissà che l'Atalanta non possa confermare anche la partita dell'andata. Mi è dispiaciuto quando ha sbagliato il rigore Luka Modric, perché se c'erano tanti giocatori del Madrid, stasera mi sono veramente immedesimato nel City. Sono partito dicendo non mi importa chi passa, chi se ne frega, vediamo, divertiamoci, ma poi la partita del City mi ha veramente gasato a tal punto che speravo passassero loro. Però Modric non può sbagliarmi il rigore. Mi si è rotto il cuore quando ha sbagliato il rigore Luka Modric, perché Luka Modric è un giocatore troppo bello, e se penso che il Real lo può utilizzare come quinta scelta a centrocampo, dato che stasera aveva anche Tchouaméni squalificato, mi vengono i brividi a pensare a una roba del genere. Invidio tantissimo Lello e Romeo, che questa sera erano lì, hanno visto questa partita dal vivo. Io sono qui, sono a casa, mi sono gasato a livelli allucinanti. Non vedo l'ora che la Juventus torni in Champions. Questi livelli credo che sono difficilmente raggiungibili dalla Juve nel breve termine, nel breve periodo.
Però queste serate qui, ragazzi, queste serate qui. Queste serate qui sono troppa roba. Queste serate qui sono una cosa troppo bella. E è uno sport meraviglioso, veramente meraviglioso, senza logica. È uno sport senza logica, perché tutte le volte che pensi di aver capito come funziona questo sport, poi ci sono delle partite di questo livello che ti mettono tutto in dubbio e ti danno l'unica vera risposta, che cioè che non c'è un modo solo di vincere nel calcio, non c'è, non esiste, e tutte le partite vanno giocate, combattute e conquistate sul campo. Veramente, io non so come descrivere queste serate, troppo belle. Ciao ragazzi, un abbraccione.